a tutti, oggi sono qua per parlarvi degli ultimi manga che ho recuperato. Alcuni sono seguiti di serie che ho in corso, di cui vi ho già parlato bene o male. C'è anche qualche volume unico, qualche nuova uscita, qualche nuova serie che è uscita appunto in quest'ultimo periodo. E poi ho deciso di riprendere qualche serie che avevo momentaneamente messo da parte. Prima di iniziare con il bottino vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. In descrizione trovate poi tutti i miei codici sconto e link da affiliata attraverso cui potete acquistare quello che volete, una percentuale andrà a sostenermi, oppure potete offrirmi una simbolica tazza di tè attraverso Ko-fi. Il link è sempre qua sotto in descrizione. Grazie davvero di cuore. Partiamo subito con alcuni manga che mi sono stati inviati da Star Comics. Il primo è il primo di una nuova serie, ovvero Living Room Matsunaga-san. Il prezzo di copertina è di 5,50€ e si tratta di una serie in corso di Keiko Iwashita. Per ora di questo shoujo sono usciti 10 numeri ed è una serie che sono ancora indecisa se continuare o meno. La trama non è particolarmente originale. La protagonista è una ragazza liceale che si trasferisce in una share house dello zio. È in sostanza un appartamento che viene condiviso da altri ragazze e ragazze. Sono tutti in realtà più grandi di lei, hanno già un lavoro, lei invece è ancora a scuola, e la storia si sofferma sul particolare rapporto che si instaura fra lei e uno dei suoi coinquilini, che all'inizio le fa un po' timore, sembra scorbutico, ma in realtà le apparenze ingannano. È veramente molto carino e piacevole. Ci sono tanti luoghi comuni tipici degli shoujo, che diciamocelo, è un po' il motivo per cui amiamo così tanto questi fumetti. So che magari ad alcuni possono stancare o dar fastidio, però insomma è una commedia romantica molto molto carina di intrattenimento. Gli altri due volumi che mi sono arrivati sono dei volumi unici, tutti e due Boys Love. Non volevo innamorarmi di Minta Suzumaru, il prezzo di copertina è di 6,50€, racconta la storia di un uomo che è arrivato a 30 anni e non ha mai avuto esperienze. Un giorno però decide di varcare la soglia di un gay bar e qui incontrerà insomma degli altri ragazzi, e chissà, forse si innamorerà, forse conoscerà qualcuno per cui inizierà a provare dei sentimenti. Chissà. È una storia, devo dire, molto carina. Anche qui nulla di particolarmente nuovo se avete già letto diversi Boys Love. Ci sono delle scene abbastanza esplicite, ma mai buttate a caso, non sono volgari. Il tratto, devo dire, che non mi è dispiaciuto affatto. Di nuovo, è una storia molto carina, molto di intrattenimento, non particolarmente profonda, però dipende molto da che cosa cercate voi in questo tipo di fumetto. L'altro invece mi è piaciuto veramente tanto, penso di avervelo già consigliato in più di un'occasione live, con questa copertina tra l'altro molto, molto carina, molto sparkly, di Mia Tokokura. Anche qua il prezzo di copertina è di 6,50€. Vediamo per protagonisti due ragazzi che frequentano la scuola e che si incontrano perché entrambi giocano a camminare sulla linea tracciata sull'asfalto. Per andare da casa a scuola e viceversa devono assolutamente camminare su questa linea, se no potrebbero succedere delle cose, no? Fantastica, no? Di cadere, non so, nella lava, nell'oceano, eccetera. E da questo gioco nasce in principio un'amicizia che con il tempo evolverà, e la cosa che più ho apprezzato di questo fumetto è che appunto ricopre un arco molto ampio di tempo, da quando sono appunto dei giovani adolescenti a dei veri e propri adulti, quindi li vediamo in diverse fasi delle loro vite ad affrontare diversi problemi, da quelli per cui gli adolescenti impazziscono a confrontarsi con le aspettative di vita, trovare un lavoro, eccetera eccetera. È un fumetto che a me è piaciuto veramente tantissimo. Di nuovo, ci sono delle scene abbastanza esplicite, ma per nulla invadenti. A differenza di tanti altri Boys Love, c'è una vera e propria trama. Essendo comunque un volume unico, non aspettatevi qualcosa di super approfondito, però devo dire che a me è piaciuto tanto. La Cultura Hobby, che è un sito con cui collaboro già da un po' di tempo, che vi ho citato in altri video, ho recuperato un po' di fumetti. Kuro ve l'avevo già fatto vedere, se non sbaglio, in un vlog, ma poi ho recuperato
recuperato anche altri fumetti. Si tratta di un sito su cui potete acquistare libri e fumetti scontati del 5% con il codice CB5 e su tutto il resto hanno anche videogiochi, articoli di cartoleria, action figure, eccetera eccetera. Avete il 10% con il codice CB10. Come vi dicevo, avevo già recuperato un po' di tempo fa il cofanetto di Kuro di Somato, che è edito J-Pop, al prezzo di 20 euro e 70. Non penso che siano vendibili separatamente i volumi, credo che esista soltanto il cofanetto. Ero molto curiosa di leggerlo già prima dell'uscita della nuova serie di Somato, ovvero Shadows House. Dopo aver letto però quel fumetto mi è venuta ancora più voglia di scoprire insomma questa storia, che vede di nuovo per protagonista una bambina in un ambiente abbastanza gotico. La storia si incentra proprio sul rapporto di questa bambina con il suo gatto nero Kuro, che in realtà non è un gatto, è un mostro, perché nel mondo in cui vive questa bambina ci sono dei mostri che minacciano l'umanità. Per fortuna però è stato messo a punto una sorta di vaccino che viene inoculato ai bambini, che permette quindi poi agli umani di vedere effettivamente questi mostri. Alla bambina non è stato fatto questo vaccino perché proprio in quel periodo c'è stato un brutto incidente in cui hanno perso la vita i suoi genitori, quindi lei si ritrova completamente da sola in questa enorme casa vuota, sola col suo gatto Kuro. È una storia che ha dei risvolti abbastanza cupi, appunto un po' dalle atmosfere gotiche. Una cosa bellissima è che praticamente metà fumetto è a colori e l'altra metà è in bianco e nero. Io avevo già scoperto il tratto di Somato grazie a Shadows House e mi piace tantissimo, i personaggi sembrano veramente delle bambole, sono particolarmente belli i personaggi, c'è molta cura nei vestiti, appunto negli ambienti, anche negli accessori della casa eccetera. È una storia molto bella che parla di un'amicizia molto particolare, quella fra la bambina e il suo gatto, un'amicizia in cui tantissime persone potranno sicuramente rivedersi se hanno avuto un animale domestico. Ed è una storia che parla anche dell'elaborazione del lutto e della perdita. Questa bambina è rimasta infatti orfana, tutta la sua famiglia è rappresentata dal gatto e l'ho trovata una cosa particolarmente commovente, non perché succeda chissà che cosa, ma proprio per questa bellissima metafora, questo bel rapporto che hanno i protagonisti. Anche Kuro è alla fine protagonista della storia. E visto che vi ho citato Shadows House, ho recuperato il secondo volume di questa serie di Somato, che è edita da J-Pop al prezzo di 6,50 euro. Lo devo ancora leggere, ma sono molto curiosa. Tra l'altro c'è anche in questa una carta, in questo volume, anche con il primo c'era, chiaramente è diversa l'illustrazione, molto molto carina. Molto brevemente, la storia ambientato presso una famiglia molto misteriosa. Ogni membro non ha un'apparenza, diciamo, fisica, per cui vengono assunte delle bambole viventi come dei servitori che devono in un qualche modo rappresentare ciascun membro della famiglia. Una delle protagoniste, appunto, una bambola vivente che vediamo come una sorta di domestica un po' goffa, no? Le sue prime esperienze, e pian piano scopriamo sempre di più del suo rapporto con la nobile che deve appunto servire e aiutare. È una storia molto misteriosa, nel primo volume viene spiegato ben poco, è abbastanza introduttivo, quindi sono molto curiosa di leggere il seguito. Ho recuperato poi il volume 11 di Perfect World, questo è uno Josei edito da Star Comics, il prezzo è di 4,90 euro. È una serie conclusa che conta 12 volumi, quindi questo è il penultimo. Ero convinta che fossero di più, almeno tipo 18, non so per quale motivo. Io con la lettura in realtà sono piuttosto indietro, quindi devo assolutamente recuperare. Quello che mi spingeva ad andare avanti è appunto la storia d'amore dei protagonisti, un po', diciamo, fuori dagli schemi. Ci sono le solite difficoltà del caso che vengono accentuate però anche dalla disabilità del protagonista. Ho deciso di continuare poi con Hanako Kun, i 7 misteri dell'Accademia Kamome di Aida Hiro. Questo è il secondo volume.
hanno delle copertine sempre più carine, devo dire, e ho sentito molti pareri super positivi su questa serie. Il primo volume mi era piaciuto molto, ha un prezzo di copertina di 5,90 euro, se non sbaglio è una serie ancora in corso che conta 10-14 volumi, adesso non ricordo bene, edito sempre J-Pop. Il primo volume, come vi dicevo, mi aveva incuriosita e mi era piaciuto tanto, ma nulla di stra eccezionale. Poi, andando avanti con la pubblicazione dei volumi, ho visto che sempre più persone si sono innamorate di questa serie e mi hanno detto che dal secondo e terzo volume migliora tantissimo, è super coinvolgente, eccetera, quindi ho detto dai, lo recupero, continuiamolo anche noi. La serie è ambientata in una scuola che, come ogni scuola, ha un po' le sue dicerie, i suoi fantasmi, no, leggende, in questo caso sono piuttosto vere, in carne e ossa, potremmo dire così. In particolare la protagonista si rivolge ad uno spirito perché è innamorata di un ragazzo e quindi, in cerca d'aiuto, lei crede tantissimo nell'occulto, decide di buttarsi in questa impresa che in realtà le provocherà non poche difficoltà e problemi. Una storia abbastanza avventurosa che ha a che fare appunto col mondo, diciamo, dell'occulto, dei fantasmi. Sempre da Cultura Hobby ho recuperato poi il terzo volume di Rent a Girlfriend, una serie che sto seguendo ma che ho scoperto che conta più di 20 volumi, qualcosa del genere, quindi sono un tantino perplessa in questo momento. Il prezzo di copertina è di 5,90 euro, il fumetto è di Reiji Miyajima. Il protagonista è un ragazzo che è stato scaricato dalla sua ragazza e quindi decide di rifarsi, di tirarsi su di morale affittandone un'altra, che sembra la tipica ragazza di cui tutti si innamorerebbero, no? La mogliettina perfetta per intenderci, ma in realtà ha un bel caratterino. E questa dualità, questa maschera in confronto a come si è realmente nella vita personale, lo trovo molto, molto interessante, è un gioco che a me piace e quindi sono molto curiosa di continuarlo. È una di quelle letture abbastanza spensierate, tra virgolette, leggere, secondo me perfette per questo periodo, quindi sono curiosa di continuarlo. E infine ho recuperato un fumetto che mi avete consigliato in tantissimi in una delle primissime live che ho fatto su Twitch, ovvero La finestra di Orfeo di Ryoko Ikeda, sempre edito J-Pop. Il prezzo di copertina è di 12 euro, questo è il primo volume di 9. Ryoko Ikeda, per chi non la conoscesse, è l'autrice anche delle Rose di Versailles, che io ho recuperato recentemente perché mi è stato regalato per il mio compleanno, ne sono follemente innamorata e molti mi avete detto: guarda, se ti piace quel genere lì devi assolutamente recuperarlo perché è, tra virgolette, quella roba lì, ma meglio, più intrighi, più azione. Io mi sono fidata ciecamente di voi, non mi sono letta la trama né niente, quindi spero vivamente che ne valga la pena, ma conoscendo l'autrice comunque immagino sarà così. Il tratto comunque è inconfondibile. È inconfondibile, si rivede tanto Lady Oscar, diciamo così. Agli albori di un nuovo secolo ricco di promesse, l'Istituto San Sebastian accoglie due nuovi studenti, Julius, affascinante rampollo di una famiglia facoltoso, e Isaac, brillante talento dagli ubili natali. I loro destini si intrecceranno sin dal primo giorno, grazie a una leggendaria finestra del prestigioso conservatorio, il cui potere scatena amori travolgenti e tragedie. Bene. Altissime aspettative. Da Panini Comics mi è arrivato Mugirushi, è un volume unico di Naoki Urasawa, il prezzo è di 7,90 euro, il segno dei sogni. Questa è un'opera celebrativa che è stata realizzata diciamo su commissione, infatti attorno al 2014 il Museo del Louvre ha riconosciuto il fumetto come arte e ha chiesto a un gruppo di mangaka di scrivere e disegnare una storia per celebrare appunto questo momento. Urasawa ha scelto di partire da una famiglia giapponese, protagonista di diverse disavventure, in particolare il padre di famiglia è un uomo molto ingenuo, per cui finisce in bancarotta, è sul punto veramente di farla finita, ma poi si imbatte in un segno che lo porta presso un istituto, il cui protagonista si rifà a un personaggio molto noto degli anime 80, o almeno molto noto in Giappone, molto bizzarro, con i denti sporgenti e i baffi, un po' il caschetto tipo il mio, che gli parla della grandiosissima Francia e di un modo per recuperare un po' le redini della sua vita e riparare un po' i casini che ha fatto, soprattutto con i
soldi. E ovviamente gli parla anche del museo del Louvre, che è un altro protagonista di questa storia, una storia di fortissima rivalsa, che parte appunto da un momento molto molto critico di questa famiglia che proprio si distrugge all'inizio, la moglie lo abbandona e lui rimane da solo con la figlia piccola, che è una vera e propria roccia, mi è piaciuta tantissimo, è un po' una eroina, diciamo, questo è il personaggio che vi dicevo poco fa. È una storia molto carina, secondo me, da recuperare, soprattutto se avete già letto qualcosa di Naoki Urasawa e se vi piace, per l'appunto. Altro volume unico che mi è arrivato questa volta da Bao Publishing è Mimikaki di Yaro Abe, un piacere per le orecchie. Il prezzo di copertina è di 10,90 €. Questo è l'autore della Taverna di Mezzanotte e in questo volume raccoglie le prime storie che ha scritto, che vedono al centro appunto le orecchie, in particolare la pulizia. Infatti il Mimikaki è questo strumento di legno che serve per pulire le orecchie. In copertina potete vedere la donna che si occupa di fare la pulizia, che c'è bene o male in tutti i racconti raccolti in questo fumetto. Come vi dicevo, gira attorno tutto alla pulizia, può sembrare una cosa strana, ma in realtà questo è un pretesto un po' per raccontare anche la vita quotidiana e diversi problemi della vita di tutti i giorni, un po' come succede nella Taverna di Mezzanotte. Lo stile è sicuramente quello, secondo me si percepisce un po' l'inizio, no, di questo autore. Essenzialmente si parla di quotidianità e secondo me anche abbastanza di piacere, connesso soprattutto alla liberazione, no, della sporcizia delle orecchie. Questa cosa ha reso per me un tantino monotona la lettura, perché nonostante i protagonisti siano diversi, si parli comunque di quotidianità, di amore, di famiglia, di rapporti più o meno complicati, eccetera eccetera, l'ho trovato un po' ridondante questa cosa della pulizia, del piacere eccetera, quindi mi è piaciuta, però forse mi aspettavo qualcosa di più. Apprezzo sicuramente maggiormente la Taverna di Mezzanotte, forse anche perché al centro c'è il cibo e a me piace particolarmente. Sempre da Bao poi mi sono arrivati anche il volume 2 e il volume 3 di Dien Bien Phu, di Daisuke Nishijima. Questi fanno parte sempre della collana Eiken di Bao, a un prezzo di copertina di 8,90 €. Questa è una serie che parla della guerra in Vietnam attraverso un punto di vista, diciamo, particolare, quello di un giovane fotografo che lavora per il giornale e che appunto molto giovane, totalmente ignaro della situazione quando si reca in Vietnam, e quindi attraverso anche le testimonianze delle persone del luogo comprende sempre di più la gravità del conflitto e quello che sta realmente accadendo. Vi avevo parlato del primo volume un po' di tempo fa, l'avevo anche inserito nelle serie che non ho intenzione di continuare, ma poi Bao mi ha mandato i seguiti, quindi gli darò sicuramente una seconda opportunità, li leggerò e poi vedremo se la mia opinione sarà cambiata o meno. Infine, da J-pop mi sono arrivati un po' di volumetti, alcuni di questi li ho già letti, come ad esempio Beyond the Clouds di Nike. È il primo volume di una serie in corso che al momento conta 3 volumi, una cosa molto particolare è che questo fumetto è stato pubblicato prima in Francia e poi in Giappone, nonostante l'autrice sia appunto giapponese. Il prezzo di copertina è di 6,50 € e ci troviamo in un mondo abbastanza fantastico, ricorda molto videogiochi come Kingdom Hearts o Final Fantasy, oppure film come quelli dello studio Ghibli. Il protagonista è un giovane meccanico che non ha una vera e propria famiglia e che un giorno si imbatte in una bambina alata. Questa bambina però manca un'ala, quindi decide di soccorrerla e di costruirgliene una nuova, anche perché la bambina non ha memoria, si ricorda soltanto il suo nome, ma non da dove viene, quale sia la sua famiglia, eccetera. Quindi, nonostante sia un mondo ricco di personaggi molto bizzarri, animali, umanoidi, eccetera, anche in questo mondo le bambine alate sono molto particolari, quindi è soggetta a diverse difficoltà e pericoli che scopriremo, inizieremo a scoprire almeno in questo primo volume, per cui il protagonista decide di proteggerla e si comporta nei suoi confronti un po' come fratello maggiore.
era una cosa che ho trovato veramente molto molto tenera, stessa cosa per i disegni. Sono infatti molto carini, coccolosi, alcuni hanno paragonato un po' questo fumetto a Made in Abyss, nel senso se vi è piaciuto Made in Abyss, che ha un character design molto simile, carino e coccoloso, ma delle tematiche un po' più dure, forti, mi aspetto quindi che la storia prima o poi prenda una piega più adulta o dura. Già nell'ultima parte di questo primo volume succedono delle cose abbastanza importanti e a me nel complesso è piaciuto molto come fumetto, è abbastanza introduttivo nella prima parte, però sono veramente molto molto curiosa di proseguire la serie. Così come ho amato tantissimo Metamorfosi, il primo volume di Kaori Tsurutani. Sempre uscito per J-Pop al prezzo di 9,90€, il primo volume di 5. Per ora credo sia uscito soltanto il primo e forse il secondo volume di questa serie, se no è già disponibile il box completo con tutti e 5. Rispetto ad altri fumetti della J-Pop è in un formato decisamente più grande e vede il protagonista una signora di 70 e qualcosa anni che è rimasta vedova, un giorno va in libreria e scopre per la prima volta il fantastico, magico, sbirluccicante mondo dei boys love, se ne innamora completamente, decide quindi poi di tornare in questa libreria dove lavora come commessa una giovane ragazza che frequenta ancora il liceo, che a sua volta è grande appassionata di questo genere, quindi fra le due nasce questa, tra virgolette, bizzarra amicizia. È un fumetto che mi ha fatto sorridere dall'inizio alla fine, è veramente carinissimo, molto molto dolce, non vedo l'ora veramente di proseguirlo, perché mi ha colpito molto come due persone molto diverse, non soltanto per carattere ma anche per vita. Una è una giovane adolescente, l'altra invece è un'anziana signora, quindi due visioni completamente diverse, però grazie a una passione comune riescono a ritrovarsi e l'ho trovata una cosa veramente molto molto carina. Love from the Other Side di Nagabe è invece un volume unico, il suo prezzo di copertina è di 11,90€, si tratta di una raccolta di storie incentrate sull'amore, non necessariamente amore sentimentale. Una cosa che ho apprezzato tanto anche di un'altra raccolta di Nagabe, ovvero Wisdoms, è il fatto di trattare la stessa tematica sotto aspetti completamente diversi e quindi non soltanto di variare protagonisti e ambientazione o luogo, ma proprio di riuscire a raccontare uno stesso sentimento, uno stesso tema, mai due volte nello stesso modo. È una cosa che ho apprezzato veramente tantissimo. Le storie in sé, alcune mi sono piaciute molto, alcune non mi hanno fatto impazzire, altre mi hanno lasciato un po' così così, però nel complesso appunto mi è piaciuta questa raccolta. Il tratto è molto caratteristico di questo autore, se avete letto anche Girl from the Other Side sicuramente conoscerete. Sa essere molto criptico e cupo in alcuni momenti e un'altra particolarità di questi racconti è che non solo tutti affrontano il tema dell'amore, di questo grande sentimento, ma hanno una parte diciamo umana e una parte sovrannaturale. Molto particolare come contrasto anche nell'utilizzo del nero, i personaggi umani sono sempre molto molto bianchi con pochissime linee, i personaggi invece sovrannaturali sono neri, nerissimi. O a volte il contrario, ma chissà, c'è una linea veramente sottile in alcuni frangenti, per cui trovo molto particolare il modo di narrare, di raccontare, a me colpisce veramente tanto, quindi non è il mio fumetto preferito di quest'autore, ma è una raccolta secondo me molto molto bella. Ultimo fumetto per oggi, I diari della speziale. Questo è un manga che è tratto dalla light novel, se non sbaglio. Infatti la storia originale è di Natsu Yuga, mentre il character design è di Tokushino, i disegni dovrebbero essere di Neko Kurage. Insomma, è un titolo che era molto molto atteso. Sono usciti per adesso 8 volumi di questo fumetto, al prezzo di copertina di 6,50€, io l'ho iniziato, sono perfettamente a metà. La protagonista di questa storia è una speziale, quindi ha a che fare con le erbe, le medicine, diciamo anche i veleni, gli antidoti eccetera eccetera, però il suo talento è diciamo un po' sprecato perché viene purtroppo rapita e venduta come serva in una corte dove ci sono soltanto ragazze. Qua si ritrova a fare tutt'altro, per cui si era
informata, però un giorno si sparge la voce che ci sia una sorta di maledizione sui figli del principe, ma questa cosa la incuriosisce un tantino, ci sono delle cose un po' sospette, potrebbe essere una malattia o un qualcosa del genere. Per adesso molto carino, intrigante, molto molto belli i disegni, mi ricorda tantissimo un luogo tipo Cina, per intenderci, dall'abbigliamento, dalle acconciature. C'è molta cura in questi dettagli, soprattutto delle concubine. Per ora quindi mi sta affascinando parecchio, sia per il character design che per la storia un po' misteriosa. Questi erano tutti i fumetti che ho recuperato nell'ultimo periodo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi avete letto uno di questi titoli o ci sono magari fra questi delle serie che vi incuriosiscono particolarmente che vorreste recuperare. Insomma, fatemi sapere, così come fatemi morire di invidia raccontandomi che cosa avete recuperato voi nell'ultimo periodo. Tanto lo sappiamo che il tempo per leggere è sempre poco, ma a quanto pare le nostre tasche sono infinite per accogliere tutti questi bei fumetti. Scherzi a parte, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!